Sicurezza e controllo dell'immigrazione sono stati i temi dominanti del congresso provinciale di Fratelli d'Italia, svoltosi nella nuova sede Sondriese di Piazzale Bertacchi. Sia le grandi opere, orari più flessibili per i pendolari che utilizzano il treno, potenziamento dell'offerta turistica per creare posti di lavoro, mantenimento di tutte le strutture ospedaliere e sanitarie presenti in provincia. Questi gli obiettivi contenuti nel programma e alle prossime elezioni comunali di Sondrio, Fratelli d'Italia ci sarà. Quali sono i punti qualificanti del vostro programma? Noi intendiamo portare avanti un programma su base provinciale che ricopre diverse tematiche, dalle infrastrutture ai trasporti, quindi l'appoggio alle grandi opere, la superstrada per velocizzare i trasporti, fino alla questione della sicurezza, che è un tema molto caldo, sicurezza e immigrazione, e abbiamo buttato un occhio anche alla sanità locale, che è una questione annosa e spinosa. Guardando alla prossima scadenza elettorale, le elezioni amministrative e comunali di Sondrio, sarete presenti? Saremo presenti, abbiamo intenzione di concorrere con una lista nostra, con il relativo simbolo e un candidato nostro. E ci potrebbe essere anche l'eventualità di appoggiare gli altri partiti della destra. I lavori sono stati presieduti da Alessio Butti, fino al 2013 senatore del partito. Il centrodestra, dopo le recenti vittorie in giro per l'Italia, intende riconfermarsi anche in Lombardia. C'è l'appuntamento importantissimo delle prossime regionali. Sappiamo che Fratelli d'Italia intende presentare una lista non solo per le comunali amministrative a Sondrio, ma anche per le regionali. E certamente il vento comincia a girare in modo favorevole per il centrodestra e quindi per la destra di Fratelli d'Italia. Uno dei temi caldi è l'immigrazione. Sicuramente l'immigrazione, altrettanto sicuramente c'è il tema della sicurezza. Noi però abbiamo predisposto e stiamo predisponendo con gli amici di Sondrio e della Valtellina un programma che sia anche a livello locale molto importante, un programma economico, un programma anche infrastrutturale, perché questa è una terra importantissima dove il turismo risulta essere l'economia, una delle economie principali. Il problema è sempre quello dei collegamenti, occorre finanziare i collegamenti. Riteniamo che come territorio estremamente importante, torniamo a ribadirlo, sia sottorappresentato a livello istituzionale, quindi speriamo di poter proporre dei candidati in questa importantissima zona. Paola Mingardi, Lupo Romualdi e Alessandro Pinna sono stati eletti con voto unanime delegati al prossimo congresso nazionale di Trieste, in programma dal 1 al 3 dicembre.